everybody start to sing. Shoot, shoo, ba doo ba doo 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 doo. Now you're singing with a swing. Swing, 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 swing. Everybody start to swing. Now you're swinging while you sing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Culture da viaggio, macchine inutili, forchette parlanti e libri illeggibili sono solo alcuni degli oggetti più stupefacenti e caratteristici nati dalla creatività di Bruno Munari. Al poliedrico artista milanese, il Museo Rapacis di Roma dedica dal 9 ottobre al 22 febbraio 2009 la grande mostra antologica Bruno Munari. Togliere, 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 questo è uno slogan di Munari e voleva levare il superfluo, perché noi siamo sempre più viziati dall'utile che poi diventa inutile. Noi pensiamo una cosa che sia utile, invece poi più delle volte è inutile. Ecco, noi, io, questo è l'insegnamento che deve rimanere, assieme alla fantasia, assieme ai colori, assieme al superare le barriere, assieme al non avere ostacoli, assieme a mettersi un limite per andare al di là, a annullare le dimensioni, e alla creatività che non può avere confini. Ecco, questo secondo me è quello che deve rimanere di un grandissimo artista geniale poliedrico come Bruno Munari. Abbiamo fatto questa mostra di Munari espressamente per Roma, per la città di Roma, dove Munari forse non è così conosciuto come Milano. Questo ci ha consentito di riflettere ancora di più sulla sua figura. Abbiamo pensato a cinque sezioni metodologiche, cioè cercando di ispirarci a quello che è il suo metodo, cioè che è il cuore di tutta la sua, il suo pensiero, l'idea che uno possa progettare un cucchiaino come la vita del proprio figlio o del figlio degli altri, naturalmente, quindi questa specie di progettualità meditata e pensata che poi in Munari diventa qualcosa di apparentemente leggero, fresco, impalpabile e soprattutto spontaneo. Non è così spontaneo, è spontaneo dopo che l'hai imparato, dopo che ti, in qualche maniera hai accettato questo modo di vedere. Il modo di vedere è questo, guardare il mondo con un occhio ingenuo, cioè con un occhio aperto, cioè vedere il mondo non per il pregiudizio che qualcuno ti ha inculcato nel corso degli anni, ma per quello che potrebbe veramente essere, per quello che potrebbe veramente dare. Ecco, questa è l'idea. Cioè, il mondo è infinitamente più vasto di quanto noi non l'abbiamo ridotto con i nostri pregiudizi. Un esempio, una macchina fotocopiatrice può fare soltanto copie uguali all'originale. Ecco, Munari si è chiesto, e molte volte l'abbiamo fatto anche noi, ma senza la stessa consapevolezza, se era possibile arrivare a spingersi oltre questo limite di questa macchina, e ha creato dei pezzi unici dalla macchina fotocopiatrice. In che maniera? Semplicemente muovendo il foglio nel momento in cui veniva scansionato dal getto luminoso. In the road, Jack, and don't you come back no more. And don't you come back no more.